quando il gruppo Camicie Nere e Diamanti, spremuto, oppresso, non vinto, dagli eserciti di Rascassa e Rasseium circondanti, rientrò contando padre Giuliani, Ottaviani, Chiavellati, Valcarenghi, morti e i feriti sui muli dentro il forte Guarieu, 100 metri di diametro, muretti alti 1 metro. Incominciò la difesa mitragliante ordinata di noi della divisione 28 ottobre. Il generale Somma dovunque comanda. Inutile scavare fosse, l'arenaria è dura. Abbattete le tende e coi teli coprite i cadaveri. Ora tutti quelli che non sparano alle feritoie e a catena portate pietre per alzare i muretti. Presto fondere i rottami, eliminarne le imperfezioni, ridurre tutto in un bagno incandescente, aggiungete silice, manganese e michelio e per depurare l'acciaio defosforatelo mediante ossido di calcio in questo forno elettrico. Putum tum dei cannoni del ridottino locascio, sparare a zero, gli abissini sono sotto. Mitragliatrici pesanti Fiat, lento a tempo. Leggere Fiat, un po' nervose. E la docile, serena macchina da scrivere. Già, 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 beati gli echi dello Cimarbò e dell'Uercamba e i leoni di Biscaccianti. Zrr, 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 la manovella del telefono a terra fra le pietre al centro del forte, allo scoperto, insiste. Guai a chi sciupa munizioni. Sono contate, punirò severamente i colpi inutili. Subito mi risponde di questa sparatoria vana. In alto brillano come giganteschi diamanti neri le giranti ruote dei compressori di calorie. Veramente queste sobbalzanti formatrici pneumatiche hanno un duro tapatatata di mitragliatrice Fiat pesante. Belli i martelli pneumatici e belle queste molle a smeriglio con i loro ricchi ventagli piumati di scintille. Atmosfera di cenere bollente, 60 gradi, frenetico moscaio sui giardini, friggenti di sterco, carogne, muli, fetori. Siamo getti d'acciaio appena distaffati e tutti di terra raffrettaria bruciata, mentre barcollando feriti a morte crollano giù nuovi rottami di ferro vivi nei forni satolli e traboccanti.